come interpretare questo disegno di legge. Devo dire che tutto il mondo del tartufo è veramente deluso e demotivato, perché noi aspettavamo un provvedimento di giustizia che equiparasse l'Italia a tutti gli altri paesi d'Europa. In Italia sono 20 anni che il tartufo è a un'IVA del 22%, mentre tutti i nostri concorrenti europei hanno da sempre avuto l'IVA al 4%. Quindi voi immaginate che cosa significa per un'azienda affacciarsi sul mercato del mondo con una differenza così impossibile da eguagliare. Posso soltanto definire questo disegno di legge crudele per un mondo che era la più bella bandiera italiana nel mondo e che se questo disegno legge diventerà legge, il tartufo italiano muore, non ha speranza di sopravvivere. Quindi noi dovremmo andare a lavorare in altri paesi e dovremmo abbandonare l'Italia. Spero che ci sia un attimo di riflessione perché non si può distruggere un mondo così bello come il tartufo. Io parlo a nome di tutte le aziende del tartufo italiano, quindi anche dei miei concorrenti. E questo è un decreto legge che per come è scritto darà la possibilità soltanto al mercato nero di proliferare e metterà fuori gioco tutte le aziende serie che vogliono fare cose serie come la mia. Al momento c'è un'anomalia tutta italiana, il tartufo non è un Non è un prodotto prodotto agricolo. agricolo, ditemi che cos'è che non è agricolo, se non il tartufo che si trova sottoterra e che si può raccogliere soltanto con i cani. E questo impedirà al tartufo di far parte di tutti quei finanziamenti europei che sono diretti appunto all'agricoltura e come sempre l'Italia sarà tagliata fuori dal tavolo di discussione europeo di questo prodotto e veramente questo decreterà un brigantaggio, un mercato nero dove, non so, ci perderemo sicuramente. Noi cerchiamo una regolamentazione del settore dove ogni soggetto implicato debba comunque avere un ruolo nei confronti dello Stato e quindi non più anonimato, non più insomma come adesso praticamente che noi dovevamo fare delle autofatture e diciamo i nomi di coloro che raccoglievano il tartufo rimanevano assolutamente sconosciuti e quindi una categoria diciamo di cittadini che non ha mai pagato le tasse. E noi dovevamo pagarle il triplo, il quadruplo, quattro Si arrivava al volte. 44%. 44%, lei immagini che gli altri paesi ce l'hanno al 4 e quindi quando ci affacciamo in un ristorante americano a vendere i tartufi con un 44% di IVA sopra, mentre i nostri concorrenti francesi o i nostri concorrenti spagnoli arrivavano soltanto con il 4.